Ho pensato di raccontarla a Marta perché è in terza media e come tutti i ragazzi di quell'età si sentirà raccontare una storia vera, una storia con la S maiuscola l'ho chiamata. E invece io ho raccontato solo delle piccole storie di così casuali capitate a un uomo qual era mio papà. Sono partito dalle origini brianzole perché ho cercato di far ricordare cos'era il nostro mondo di 60-70 anni fa, che non sono poi così tanti. Era un mondo completamente diverso da quello di adesso, così che anche loro si possono rendere conto di cosa sono le nostre radici. E soprattutto ho pensato anche che ormai in certe classi abbiamo una presenza di anche ragazzi provenienti da altre nazioni, altri paesi, che non solo non conoscono i nostri, le nostre radici, ma loro proprio non le possono conoscere, non hanno dei padri che le possono raccontare, o le possono conoscere solo attraverso dei libri dove magari la storia viene vista in modo un po' più pesante. Io ho voluto farlo in modo leggero, non come un professore che magari poi dopo deve dare il voto. Io ho detto racconto le nostre piccole cose in modo che possano leggerle divertendosi. E nel farlo appunto ho voluto raccontare degli episodi e dei sentimenti buoni, perché mio papà non è che diceva dei sentimenti cattivi. Per esempio in rapporto al popolo tedesco non aveva risentimenti, salvo la ferma condanna per i nazisti, ma lui ha coltivato anche delle amicizie. Lui è stato aiutato da un soldato della Wehrmacht. E per cui non capiva mai le remore dei nostri governanti e la paura di urtare il popolo tedesco, nostro amico dopo la guerra. E,